il tuo debito, guarda sopra. Lui, dice San Agostino, chi ha vissuto qui a Milano, ha messo questo tuo debito sulla croce e ha lavato nel sangue, guardando lui che ha detto andate confessatevi, chi quando sacerdote vi perdona io vi perdono, quando sacerdote vi dice io ti assolo dai tuoi peccati, io vi prendo peccati, oh i miei peccati sono gravi. L'uomo è peccatore, per questo abbiamo sacerdote, grande dono di Dio. Sacerdote, dono di Dio, la grazia di Dio. Preghiamo per nuovi sacerdoti. Preghiamo che abbiamo sempre Padre Pio in Italia, Padre Leopoldo in Italia, un santo sacerdote in Italia, che Italia diventa famiglia che produce i santi. E senza sacerdote non c'è confessione, non c'è la Chiesa. Per questo preghiamo adesso che il sumo sacerdote nostro Cristo ci ispira. Giovani, che ti ispira Cristo lasciare tutto e diventare suo sacerdote. Amare il sacerdote, obbedire al sacerdote. Preghiamo, chiudi i tuoi occhi e chiediamo la benedizione da lui, dicendo Signore pietà, Cristo pietà. Signore pietà. Signore, la nostra Chiesa ha i tuoi sacerdoti. Siamo preferiti, felici, benedetti. Grazie per sacerdozio. Grazie per sacramento del sacerdote. O ti preghiamo, benedici questa terra con nuovi sacerdoti, santi sacerdoti. Riempi i nostri monasteri con nuove persone che sono in grado di offrirsi per Dio e per prossimo. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Abbiamo ascoltato messaggi che torniamo a casa pieni di gioia con rosario, che possiamo difendere la famiglia santa con rosario e crescere nella santità col rosario. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dalla tua croce è uscito il sangue, dalle tue piaghe ferite. Signore, che io posso mettere sulla croce i miei peccati, le mie debolezze, la mia vita passata, lavami nel tuo sangue prezioso, santificami Cristo, salvami, attirami. Tu hai guarito Tommaso, stasera guarisci nostra fede. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Signore, benedici questo popolo con gioia, con entusiasmo, che possiamo di nuovo rinnovare l'amore per la Chiesa, rinnovare di nuovo l'amore per le nostre famiglie cristiane e cattoliche, che possiamo diventare apostoli che pregano per famiglie in crisi, per giovani in crisi, per aiutare la Chiesa in crisi con la preghiera e digiuno. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. O Gesù, vedi i tuoi malati, fratelli tuoi, membri tuoi, sulla croce, nella carrozzina. Grazie Cristo quando tu hai detto nel mio nome pregherete e riceverete tutto. Benedici questi malati, guarisci. Guarisci loro con la tua croce, nel tuo nome, con grande tuo amore, per intercessione dalla Vergine Santissima. Benedici, Signore, questo tuo popolo e colmi con grande gioia e pace, nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo. La Madre, ricordati la gioia pasquale che hai ricevuto mentre hai visto Figlio risorto. Piena di gioia, Madre, colmi i nostri cuori e le famiglie con la gioia, con entusiasmo, che possiamo riconciliarsi come famiglia, perdonare uni agli altri, educare i figli come te e avere una santa famiglia, che possiamo guardare te come la mamma, San Giuseppe come papà, Figlio Gesù come buon esempio a tutti i figli e creare la famiglia santa. O dona la tua grazia e benedici noi e nostre famiglie. Colmi con gioia e l'amore pasquale ciascuno di noi, le nostre famiglie, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tu primo tabernacolo, tu primo ostensorio, tu primo santuario, chi portava Gesù, portaci Gesù. Preparaci per la messa, che possiamo stasera, celebrando l'Eucaristia, vivere la messa, amare la messa. Dona la tua protezione e amore materno.